Amici di InvestFI, buongiorno e ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano dedicato alle strategie operative di top trader italiani. Allora, una seduta positiva in questo momento, ampiamente in territorio positivo per quanto riguarda Piazza Affari, più 1,31% per quanto riguarda l'indice di riferimento di Borsa Italiana. Il FTSE MIB scambia in area 24.142 punti e insomma è un giovedì di aprile molto importante. Infatti sarà la volta del PIL americano riferito al primo quarter, primo pomeriggio italiano, verranno diffusi i dati. Attenzione perché poi domani sarà la volta dell'Italia, della Germania e più in generale dell'Europa, un'Europa che vede crescere la tensione sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina, più che altro in questo momento sempre più fra Russia e Occidente. Abbiamo avuto quelle minacce nemmeno troppo velate da parte di Vladimir Putin, che dopo aver tagliato i rifornimenti di gas alla Polonia e alla Bulgaria, insomma, ha fatto capire di essere pronto a fare lo stesso anche per quei paesi come l'Italia che sono in conflitto indiretto con Mosca. Quindi questo potrebbe essere uno dei driver più importanti a seguire. Non oso immaginare quello che potrebbero essere ricadute per il paese qualora si dovesse avere già dalle prossime ore uno stop. Non credo che sarà così, però interessante sottolineare come Eni e altre società energetiche del vecchio continente stiano progredendo nell'apertura dei conti in rubli e questo va nella direzione di garantire quelle forniture necessarie alla sopravvivenza del paese. Eni e Italia in generale, che comunque nel prossimo mese di maggio sarà chiamata proprio a pagare quanto ottenuto fino ad ora. Eni, che altresì ha dichiarato di attendere comunque delle indicazioni in tal senso dal governo italiano. Comunque, prima di andare a vedere i diversi temi che caratterizzeranno la seduta odierna, occhi puntati a Wall Street, a Apple e non solo, facciamo un passo indietro, andiamo a vedere come sono state le strategie ieri. Non si è attivata quella proposta da Sante Pellegrino, si era invece attivata, l'avevamo percato nel corso della diretta di ieri, la strategia proposta a Corrado Rondelli, un Corrado Rondelli che in questa edizione 2022 di InvestFI si conferma assolutamente protagonista, ha sempre portato a segno punti e performance e anche in questo caso più 0,64% per lo short proposto sul gold. Quindi punto a sfida di ieri assegnato alla squadra gialla 35 punti contro i 32 dell'azzurra sul fronte delle performance aggregate, più 45,18% per la squadra gialla, più 18,31% per la squadra azzurra. E in tal senso andiamo proprio a sentire il capitano della squadra azzurra, Pietro Riglia. Ciao Pietro, buongiorno. Ciao Riccardo, buongiorno a tutti. Pensavo di non trovarti questa mattina in trasmissione. Non mettere il coltello. No, 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 io non metto il coltello da nessuna parte, che poi domenica ce l'ho restituita a noi il coltello, quindi non queste quattro pappine che avete preso, anzi mi spiace molto perché arriverete molto caldi allo scontro con quel mio caro Milan che ieri ha avuto colpe de cool, se suol dire. Colpi che succedono di rado. Questa è bella, devo dire. Dovrebbe giocare più spesso, Radu, niente da dire. Povero, povero, Ascoltami, immagino. temi caldi. Dicevo, il focus principale ovviamente è sul PIL americano quest'oggi, poi insomma stagione dei trimestrali che prosegue. Ieri una Meta Platforms che a New York non ha brillato particolarmente per i risultati riportati, ma ha brillato per quella che è stata la reazione degli investitori, più 18% in after hours. Assolutamente, e questo possiamo dire che erano anche gli analisti la davano veramente, vedevano veramente numeri bassi perché i dati sono in rallentamento rispetto ai trimestri precedenti, e però sono superiori all'attesa. Abbiamo visto come nel dopo mercato il titolo è praticamente volato al rialzo, più 18%. Questo torna nuovamente a mettere sotto la luce dei riflettori i social network, ricordiamoci Twitter, con l'OPA di Elon Musk, quindi un settore in fermento, ma buoni numeri che
si aggiungono a quelli che erano arrivati da Visa nelle ore precedenti, ma anche da Microsoft. Quindi numeri buoni, numeri che confermano l'ottima tenuta delle aziende americane in un contesto che rimane difficile, rimane fragile, l'abbiamo detto per svariati motivi, e numeri importanti perché credo che si entra anche nel vivo per quanto riguarda l'Italia, e numeri importanti quelli arrivati da Tenaris, numeri veramente incredibili con un utile netto del 400% rispetto al primo trimestre del 2021 e del 50% rispetto all'ultimo trimestre del 2021, e nonostante la pressione sui prezzi, la società ha dato veramente numeri che sono sbalorditivi. E poi questo alla fine conferma anche il motivo per cui quel titolo nelle settimane, nei mesi passati, nonostante la correzione degli ultimi giorni, era imposta dal rialzo con prezzi che si erano portati sui top di periodo. Quindi numeri importanti che arrivano, e si parla di quel settore oil and gas, che noi l'abbiamo detto durante anche le settimane passate, che non poteva non dare numeri positivi in scia a quel petrolio, e che ha visto numeri anche in questo caso, prezzi record durante le settimane passate. Tu lo E dicevi, rimane attenzione, comunque. attenzione, perché a proposito di comparto petrolifero, oggi protagonista Tenaris, ma domani, prima del suono della campanella, esce il cane a sei zampe. E se tanto mi dà tanto, direi che è il mercato, ovviamente in questo momento il titolo più 1,95 in area a 13,18-20 euro per azione, ma il mercato sta attendendo con ansia quelli che sono i dati, ansia propositiva. I risultati di Eni dovrebbe, grazie a un confronto anno su anno che ha visto il Brent crescere il 27% nelle sue quotazioni, riportare degli ottimi risultati anche la società guidata da De Scalzi. No, credo che non dovrebbero esserci dubbi su questi numeri che arriveranno, perché sarebbe veramente una sorpresa negativa, perché abbiamo visto come il settore è in grande fermento, e noi non abbiamo parlato durante la settimana passata dei numeri importanti, perché noi spesso e volentieri abbiamo parlato, tra virgolette, in maniera negativa di Saipem, però i motivi c'erano. Però anche Saipem la scorsa settimana ha dato numeri importanti per quanto riguarda il primo trimestre, e quindi questo per confermare che quel settore lì, come abbiamo detto durante le settimane, i mesi passati, in un 2022 difficile rispetto agli anni precedenti, dovrebbe essere uno di quei settori che, grazie a quei prezzi che segna il petrolio, potrebbe essere uno di quei settori vincenti durante questo nuovo anno. E quindi, come tu all'inizio dicevi, in un contesto che rimane difficile perché c'è la situazione legata al gas, mi auguro che non succeda appunto uno stop, perché veramente noi abbiamo detto spesso e volentieri, abbiamo detto aspettiamo l'autunno, ma in questo caso bisognerebbe accorciare i tempi e bisognerebbe capire cosa fare poi ora, e se ne dovesse succedere quello che la Russia ha fatto nei confronti di Polonia e Bulgaria. Quindi una situazione che rimane sempre da monitorare, un'escalation militare di giorno in giorno. Credo che il 9 di maggio, come qualcuno ipotizzava come fine del conflitto, sicuramente non ci sarà, e oggi credo che sia una giornata importante. Tu lo hai anticipato. Sono cattivo se però dico che non siamo in buonissime mani e non parlo di Italia, ma parlo di Europa, perché altresì ieri ho sentito la buona Ursula dire non ci diamo i ricatti, non ci diamo i ricatti, ma il pragmatismo forse mi verrebbe da dire, ci dovrebbe portare a dire cerchiamo almeno di arrivare a miti consigli, perché lo si può vedere come un ricatto, ma chi c'ha da perdere? È l'Europa, quell'Europa che per decenni è stata ferma, non ha fatto niente, non ha creato una sua politica energetica, non ha creato dei rigassificatori, si è concentrata sulla grandezza del tubo di scarico dei cessi piuttosto che su cose importanti, ha portato a un calo della produzione agricola italiana, ad esempio, per obblighi voluti dall'Europa, e adesso siamo legati al mais. Piuttosto che alla granaglia in generale russa, ucraina, ma se siamo legati a questo, vi è una matrice e una mano politica. Quindi ecco, parlare di ricatti, quando poi chi parla di ricatti non credo che soffrirà il freddo, ma a soffrire il freddo e la fame saranno il popolo, noi, non loro. Ecco, forse un po' di intelligenza e di pragmatismo servirebbe. Io credo, e l'ho anche detto ieri, non
credo che non si voglia raggiungere quello che dovremmo raggiungere, cercare di arrivare ad un accordo, cercare di smussare tutto questo astio, questa guerra che porta solamente all'Europa, sta portando negatività. Ieri abbiamo visto come alcune importanti Fitch, credo che sia abbassato le stime di crescita del nostro paese, una delle economie maggiormente colpite con il conflitto, con le sanzioni verso la Russia, e non capire questo, evidentemente non credo che non si voglia capire. Io credo che l'obiettivo sia un altro, l'abbiamo detto più volte, credo che l'obiettivo numero uno, nonostante tutto, nonostante quello che sta succedendo a livello di economia, sia rimasto solamente uno, e lo hanno detto gli americani, lo hanno detto gli inglesi durante le ultime ore, ovvero cercare di indebolire di giorno in giorno Vladimir Putin. Ormai quello è l'obiettivo, e lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo, come ormai, tu lo dicevi ieri, quei famosi accordi tra Russia ed Ucraina, e sembrerebbe che appunto l'Ucraina li abbia praticamente sconfessati, e quindi questo ci pone un'ulteriore domanda: perché sono stati sconfessati, perché sono stati messi in un angolo, perché non si riparte da quel tavolo delle trattative, di quei punti importanti che all'inizio era la stessa Ucraina a volere, eppure siamo ancora in un pieno conflitto e non si vede veramente fine. Un conflitto come Dai, qualcuno. finita la diretta, ti mando il numero di Biden, il numero di cellulare di Biden, così puoi direttamente chiedere a lui perché l'Ucraina sconfessa i punti che chiedeva. Peraltro, in questo, perché prima si parlava di materie prime, con evidenti ricadute e pressioni sul fronte dell'inflazione, tanto per quanto concerne le materie prime energetiche che quelle ancor più alimentari. Tutto questo come se non bastasse, quella luce che vedevamo in fondo al tunnel era altro che un treno, era un convoglio merci. Perché? Perché attenzione, attenzione, attenzione a quello che sarà sul fronte poi dei beni e servizi, perché anche qui si è voluto dare nei decenni le chiavi in mano della produzione industriale mondiale alla Cina. Una Cina che con i suoi modi democratici, che appunto abbiamo cercato di importare anche noi in Italia, insomma, ha chiuso tutto con i suoi lockdown, però le navi continuano ad essere lì ferme, non partono, non entrano, ma in tutto ciò non arrivano nel mondo le materie lavorate, i prodotti finiti made in China, China Export, così abbiamo il CIE, e quindi questo può rappresentare avere un altro problema. Ti faccio giusto un esempio terra terra che ho vissuto da vicino. La mia compagna, anzi, ora dovrei dire mia moglie, ha comprato qualche settimana fa un letto per una casa, non è ancora arrivato, gli avevano detto arriverà intorno all'inizio del mese di aprile, poi è diventato metà di aprile, adesso è diventato inizio maggio, 7 di maggio, se non erro la data, e niente, vi è questo forte dubbio, ma non solo, ha provato a modificare l'ordine per comprare qualcosa già lì pronto, ma non c'è niente di pronto al negozio perché sono finite le scorte. E quindi ecco, da un lato per le imprese che vendono questi prodotti è un vulnus, perché se non vi è certezza nelle consegne vi sono quantomeno un rallentamento nelle vendite, dall'altra nell'incrocio della domanda e dell'offerta, se ho pochi beni e la domanda rimane elevata, aumenta il prezzo con anche qui ricaduta sull'inflazione. Assolutamente, pressione inflazionistica sui massimi, debolezza, rallentamento. Io sentivo nei giorni scorsi quanto può costare al PIL cinese tra lockdown e il resto, con i porti praticamente bloccato, quello di Shanghai, oltre l'1,2% del PIL. Già in una fase di rallentamento dell'economia cinese, e quindi questo poi a cascata lo vedremo poi l'impatto sugli altri paesi, sul resto del mondo. E quindi, come abbiamo detto più volte, forse il peggio deve ancora arrivare.
Ahimè, è una situazione abbastanza. Quando noi parlavamo quali potrebbero essere gli elementi positivi per fare in modo che ci possa essere una ripresa dei mercati azionari, ai tempi lo dicevamo, non si vedevano, non c'erano elementi che potevano funzionare da carburante per far proseguire quel rimbalzo partito a fine marzo, nel mese di marzo. Poi abbiamo visto come a fine marzo il rimbalzo si è fermato e aprile praticamente è stato condizionato da vendite, da debolezza, e credo che questi impatti del lockdown cinesi, dei porti fermi, rappresentano un ulteriore macigno sul sentiment dei mercati, e quindi questo spiega anche i motivi per cui durante le ultime giornate abbiamo visto questi nuovi sell-off, in particolar modo a Wall Street e sul Nasdaq. Ora lasciamo perdere che ci potrebbero essere dei rimbalzi, però il trend credo che almeno per le prossime giornate è tracciato, a meno che non ci sia appunto un elemento nuovo, un elemento che al momento il contrario del cigno nero, un elemento che al momento il mercato non vede, non sconta e che appare all'improvviso sui mercati. Allora a quel punto un elemento positivo potrebbe appunto riportare entusiasmo, riportare positività, ma non so dove potremmo andare a prenderlo. E allora andiamo a vedere cosa ci propongono i protagonisti di quest'oggi. Beh, parlavamo di prezzi delle materie prime alte e noi oggi portiamo Carlo Vallotto, presentiamo Carlo Vallotto per la nostra squadra e lo vado a salutare. Ciao Carlo. Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti. Beh, oggi Carlo ci presenterà una strategia leggermente diversa, sempre sulle materie prime, un asset che poche volte, credo Carlo, abbiamo trattato, quindi è anche giusto che andiamo a trattarlo perché è importante, però lascio a te la strategia, l'asset, target, stop, motivazione. Vai Carlo. Sì, oggi ci dedichiamo un pochino all'argento, nel senso che effettivamente è un po' lasciato, un po' tra virgolette lasciato da parte, nel senso che spesso ci concentriamo sull'oro. Ecco, oggi cerchiamo naturalmente nell'intraday un rimbalzo dal forte sell-off dei giorni scorsi, che lo ha visto scendere quasi del 10% dai massimi di metà aprile, intorno al 18 aprile, insomma, dove aveva raggiunto circa i 25 dollari per oggi. Oggi andiamo a vedere una fase di rimbalzo, quindi cerchiamo un long con ingresso a 23,31, stop 23 e 12 dollari per oncia, mentre il target un po' più ambizioso 23,58. Quindi andiamo a lavorare su livelli tecnici piuttosto che diciamo andare a guardare i dati fondamentali, che in questo momento ci stanno un po' tra virgolette remando contro, nel senso che non assolutamente non che l'oro, l'argento non siano beni di rifugio, che hanno io credo grandi possibilità nel futuro. L'argento probabilmente un po' meno, il fratello minore dell'oro, insomma, un po' meno, però ecco, in questo momento sono piuttosto sotto pressione in vista, insomma, dell'attesa dei dati macroeconomici e soprattutto della riunione della Federal Reserve, dove si paventa addirittura un rialzo dei tassi di interesse di 50 punti, insomma, quindi se non addirittura qualcuno diceva 75 punti, credo che sia un po' eccessivo, però ecco, credo che in questo momento, diciamo, i mercati siano il mercato dei metalli preziosi in particolare sia un po' preoccupato per questa ripresa diciamo della politica restrittiva americana. Lato fondamentale per l'argento, potremmo parlarne una giornata intera, insomma, sono grandi le possibilità che ci sono. L'argento è utilizzato in tantissimi campi, vastissimo l'utilizzo. Dagli specchi al fotovoltaico, all'elettronica, ai beni di consumo. Quindi ecco, diciamo che eventualmente con una ripresa delle, diciamo, del, de, con una ripresa economica, l'argento potrebbe avvantaggiare quella percentuale di utilizzo nel settore industriale. In ogni caso, oggi cerchiamo questo long intraday, insomma, circa
questi circa questa operazione qui che abbiamo indicato prima. Grazie Carlo, parlavi del gold. Io lo ammetto, sono sorpreso perché tu hai spiegato bene la situazione attuale a livello anche macro com'è, a livello di banche centrali, un risk off sui mercati. Rimango sorpreso da vedere un gold che prosegue questa fase correttiva che si è innescata al test intra delle scorse settimane, 2000 dollari l'oncia, da lì abbiamo intrapreso questa marcia al ribasso che portati anche sotto area 1900 dollari l'oncia, abbiamo visto anche nella giornata di ieri. Quali i motivi di questa nuova debolezza? E poi ti chiedo, possono essere i dati che arriveranno oggi dall'economia americana nel caso in cui dovessero essere sotto le attese? E quindi segnare una debolezza, potrebbe il mercato leggere questi mercati con una view positiva, mi spiego, con una banca, con una Federal Reserve che dinanzi ad un rallentamento, questa è una mia idea, una mia ipotesi, con un rallentamento dell'economia statunitense possa essere meno dura per quanto riguarda il rialzo dei tassi di interesse e quindi spiegare il motivo per cui il gold può proseguire questa fase correttiva o essere uno dei motivi di questa fase correttiva. Guarda, io sono sinceramente sono perfettamente d'accordo con questo discorso, nel senso che io ipotizzo che cosa? Ipotizzo le ipotesi che ognuno di noi ha, insomma, con la propria esperienza. Diciamo sostanzialmente che il problema grosso consiste per quanto riguarda l'oro, l'argento, i metalli preziosi in particolare, più l'oro che altri metalli che magari hanno un utilizzo maggiore nel settore industriale, come dicevamo. Ecco, la Federal Reserve Jerome Powell, che cosa potrebbe dire? Se i dati oggi sono inferiori alle attese, naturalmente io credo che insomma voglia calcare un po' meno la mano. A prescindere dai dati, io penso che non sia, diciamo che non tanto che non ci sia un terreno fertile per un rialzo dei tassi, però credo che questo rialzo dei tassi, tutto quello che stiamo leggendo, sentendo in questi ultimi mesi, un restringimento monetario, una ripresa, insomma, non più un denaro facile da parte della Banca Centrale Americana, io credo che invece, al contrario, diciamo che bisognerà stare estremamente attenti perché usciti, tra virgolette, che non siamo usciti dalla pandemia, siamo purtroppo stati scaraventati in questo clima veramente pesantissimo di guerra. Quindi l'economia, se già prima era ferita, oggi lo è ancora di più. Quindi bisogna stare molto attenti in questo momento qui. E credo che Powell probabilmente leggerà queste indicazioni piuttosto che altro. Europa e America sono molto diverse dal punto di vista dell'inflazione. Anche il presidente della BCE, Lagarde, ha indicato come l'inflazione sia strutturalmente diversa rispetto a quello che è l'America. Anche in Europa è molto più determinata dall'aumento dell'energia piuttosto che dai prezzi dei prodotti al momento, purtroppo. Diciamo che ci sono molti, molti aspetti, e penso che Powell starà, io mi auguro più che altro invece, che starà molto attento, e questo naturalmente dovrebbe, tra virgolette, limitare la discesa dell'oro, la discesa del gold. Se vogliamo parlare di livelli tecnici, 1850, 1830 sono dei livelli molto importanti, insomma, dal punto di vista tecnico. Certamente, ecco, io credo che bisognerà stare attenti perché non è finita qui. Tu avevi detto prima, diciamo che temo che il problema, insomma, sia piuttosto importante. Insomma, credo che una volta, tra virgolette, magari terminata questa guerra Russia-Ucraina, temo che dopo dovremo affrontare delle altre problematiche proprio nel settore, in tutti i settori delle materie prime.
Grazie Carlo, anche perché, e poi ti lascio a Riccardo, nel caso in cui, io l'ho chiesto ai nostri ospiti giornalmente, anche nel caso in cui la Federal Reserve dovesse alzare questi tassi di interesse 0,50, qualcuno dice 0,75, non una sola volta, ma anche nelle sedute successive delle riunioni, io non credo, come dice Powell, che l'economia americana sia così forte da non poter andare in recessione. E quindi poi si creerebbero veramente ulteriori problemi, la situazione diventerebbe peggiore di quella che è. Detto questo, ti lascio a Riccardo. Sì, ciao Carlo, buongiorno. Io vorrei proprio parlare di materie prime, materie energetiche, di pragmatismo e avere un po' una tua idea, nel senso, credo che si scherzi invece che col fuoco, col gas, che si sottovaluti. Prima dicevo, ok, leader politici, qua voi giocate con le parole, ma tanto voi avete il culo coperto, sono le imprese, le famiglie che invece non lo hanno. E dove invocavo il pragmatismo, pensavo altresì ad alcune scelte italiane, perché si è brindato, si è festeggiato con gli accordi siglati dall'Italia, scusa, da Eni, come si è apprestato a dire il buon Di Maio, con alcune nazioni dove magari il gas ce n'è pochissimo e da scoprire, e ci vorranno un po' di tempo, se non altro magari viene portato qui sotto forma di gas liquefatto, ma sappiamo che noi abbiamo un collo di bottiglia per quanto concerne i rigassificatori. Vi è un settore potenziale che potrebbe sostituire un terzo del gas russo a stretto giro, parlo del biogas, con degli effetti credo positivi tanto sull'ambiente, pensiamo da un lato agli odori, dall'altra a quei gessi che vengono buttati nei campi, quanto per l'appunto anche nella costruzione di una filiera in cui l'Italia è rimasta un po' indietro, non per volontà degli investitori privati, ma per volontà del governo. Ecco, ma a te pare logico che in una situazione del genere, dove non sappiamo se fra una settimana vi sarà ancora il gas proveniente dalla Russia, 99,99% periodico di certo, ma non vi è il 100% della certezza, ecco, il governo non abbia ancora messo in campo dei decreti attuativi per favorire il rilascio delle autorizzazioni veloci e necessarie a quegli impianti di biogas che già esistono, non è che vanno costruiti, già ci sono magari fermi per le autorizzazioni. Ti pare intelligente? Domanda retorica questa sicuramente, Riccardo. No, non mi pare intelligente. Spesso noi siamo sempre, insomma, abituati a parlare male, insomma, della politica. Purtroppo non è una presa di posizione, ma purtroppo sono dei dati reali, come hai detto tu, il pragmatismo, insomma, cioè guardare in faccia la realtà, guardare quello che è la realtà effettiva, insomma, diciamo. Mi piacerebbe vedere, forse è una frase fatta, insomma, un po' meno Europa, un po' più Italia, ovvero, io ricordo Trump, nel bene o nel male, aveva detto American First. Mi piacerebbe, insomma, che ci fosse un governo che Ah, parla. diciamo anche noi come Italia, American First. Sì, però vorrei che si dicesse Italian First, diciamo, piuttosto che altro, tra le altre cose, nel senso che, giustamente, insomma, doveva esserci. Come hai ricordato tu, insomma, dei decreti attuativi molto veloci. Insomma, io vedo che, quando si tratta di fare, insomma, di dettare dei decreti legge, importanti per quanto riguarda la pandemia o quant'altro, insomma, sono stati estremamente veloci. Per lo stesso motivo, mi piacerebbe vedere, insomma, che, diciamo, degli aiuti all'economia, insomma, proprio materialmente partendo dai mattoni di base, dalle fondamenta, quindi dall'apertura, insomma, di questi permessi, diciamo, sul biogas. Poi, certamente qui, si potrebbe entrare anche in un discorso, molto più ampio. L'olio di palma in questo momento, l'Indonesia, per quanto riguarda proprio il biofuel, sta stringendo molto, insomma, potrebbe la produzione dell'olio di palma è utilizzata per, appunto, per il biodiesel e quant'altro. Quindi ecco, è Lo un. sai che adesso stanno facendo i controlli per strada nelle macchine? Perché
Questo è esilarante. Allora, per una questione di tasse, siccome comunque ci sono dei prezzi cari, eccetera, ci sono alcuni che per diversi motivi magari vanno a mixare il carburante che utilizzano, olio di colza piuttosto che altre soluzioni, le accise sono differenti, quindi si viene a creare un danno erariale. Con le forze dell'ordine che quando fermano una macchina fanno a campione, non a tutti ovviamente, dei controlli anche rispetto a quelli che è il carburante nel serbatoio per vedere se hanno truffato lo Stato. Allora, al netto che mi sembra davvero assurdo, tutto assurdo, cerco di limitarmi nel commento. Però ecco, forse ancora prima di andare a fare questi controlli e usare risorse pubbliche per andare a punire ancora quelle persone che magari cercano di risparmiare un po' di soldini, visto che poi hanno le bollette che schizzano al rialzo, eccetera, eccetera, favorire il biogas, che peraltro otterrebbe i soldi del PNRR, quindi non è neanche che e si va verso la green economy, l'indipendenza, la sostenibilità, senza fare accordi, perché poi si dice Putin è un macellaio, Putin è un dittatore, eccetera, e poi ci si rivolge all'Egitto. E penso che il buon Regeni si stia rivoltando nella tomba davanti a una cosa del genere. Ci si passa la padella alla brace Abbiamo e si lasciato la Libia avrebbe. proprio, scusami. La Libia non ne parliamo nemmeno di quello che è stato ed è successo, e anche qui però c'è dietro sempre o davanti sempre una determinata parte politica italiana, la stessa che oggi parla di rischio di disagi e scontri sociali ancora prima dell'autunno, ma visto che siete al governo, non potete magari mettervi lì una notte a lavorare così e mettere giù questi decreti attuativi? Questo è il punto di domanda. Magari, abbiamo visto proprio come decreto attuattivo la diminuzione tra virgolette della benzina, che è un palliativo, va bene, non costa più 2,20 euro o quello che era, costa 1,70 erotti, eccetera, eccetera. Insomma, quindi ecco, io credo che tornando al discorso dei decreti, della velocità dei decreti, se si vuole si può fare. Certamente è visibile, insomma, il discorso, ci sono tante barzellette anche sui carabinieri che controllano, sulla polizia, senza voler assolutamente prendere in giro, insomma, l'intero corpo, assolutamente. Questo però, ecco, diciamo che io credo che in altri paesi, insomma, europei, il costo del carburante, ha un tetto, cosa che in Italia non c'è. Insomma, ecco, fare tutta quella, lavorare, basterebbero che lavorassero. Riccardo, basterebbe, non servirebbe che lavorassero di notte, basterebbe che lavorassero di giorno, magari in maniera più determinata. Spesso sembra che noi italiani cerchiamo la strada più difficile per arrivare al punto, quando invece basterebbe, insomma, in qualche modo essere più diretti, insomma, essere più determinati. Io credo che gli strumenti politici ci siano, però noi in qualche modo scegliamo sempre la strada più lunga, andiamo magari a fare degli accordi con dei paesi, come hai ricordato tu, insomma, non certo degli stinchi di santo, magari accusando gli altri di essere guerrafondai. Ecco, tutto questo diciamo, in tutto questo si inserisce che cosa? Si inserisce la crisi energetica, insomma, il pagamento delle bollette. Quindi vedi l'italiano che del fai da te, che appunto per cercare in qualche modo di ovviare a questi costi, magari mette dell'olio di colza, creando questo gigantesco, secondo i politici, gigantesco, insomma, danno erariale, quando invece basterebbe aggirare la formula, appunto diminuendo o calmierando, insomma, i prezzi della benzina, i prezzi dei carburanti, cosa non impossibile, l'abbiamo detto 100 volte, quindi Carlo, ecco. nei miei pensieri serali riflettevo su una cosa che forse sfugge ai più. Inizio puntata citavo ovviamente anche la questione legata ai porti cinesi come pressione sul fronte inflattivo. Vi è un'altra cosa che secondo me sfugge, che questi blocchi rischiano di mandare KO, di mettere KO i piani delle singole famiglie per prepararsi,
ovviamente le famiglie più lungimiranti alle sfide del prossimo inverno. Mi spiego. Se uno volesse dire mi rendo più indipendente sul fronte energetico e aumento i pannelli solari o metto i pannelli solari a casa mia, dove vengono prodotti i pannelli solari, gran parte dei pannelli solari su scala mondiale? E se non arrivano nel nostro paese, chi li può mettere? Una volta che lo stock è finito e poi si entra in una più grande competizione con le altre nazioni. Peraltro, se uno volesse dire cerco, che ne so, di mettere sul portellone del garage del polistirolo, dico delle cavolate, del polistirolo per evitare, insomma, che entri del freddo in un'area della casa che dove magari non si ha il calorifero, che però è vicina e contigua all'edificio, quindi può trasferire del freddo e così facendo per risparmiare anche qui del carburante. Ma se abbiamo il blocco navale, anche questo materiale difficilmente arriva. E abbiamo visto come è bastato un super eco bonus per mandare in tilt la filiera logistica di questi elementi. Sicuramente, a parte che il problema dei porti, diciamo, dei porti in Cina, oggi si sta leggendo più di 200 navi ferme all'esterno dei porti in attesa di essere scaricate, non c'è manodopera. Il lockdown zero Covid in Cina sta portando, nel bene o nel male, sta portando giganteschi problemi alla filiera produttiva, ma non è nuova questa problematica qua. Porti di New York, porti di Rotterdam, stracolmi di containers ancora da sballare, insomma, in qualche modo. Però tutto questo, come hai ricordato tu poco fa, non lo viviamo oggi. Temo che sarà un problema che vivremo più avanti, insomma, con il rallentamento delle forniture. Pannelli solari che oggi magari costano X, domani costeranno X più Y, nel senso che ci sarà un incremento dei prezzi, quindi un'inflazione. Ecco, torniamo al discorso di prima di Jerome Powell, la domanda di Pietro prima. Ecco, tutto questo è un contesto che naturalmente io temo che vedremo, augurandoci di no naturalmente, però credo e temo che vedremo queste problematiche di mancanza di questa filiera, di questo rallentamento nella filiera produttiva, i colli di bottiglia di cui abbiamo già sperimentato. Temo che vedremo una nuova fase, insomma, una nuova ondata. Auguriamoci di no, questo assolutamente certo no, però le famiglie che cercano in tutti i modi di anticipare questo, o comunque in qualche modo di arrangiarsi, sì, come dicevo prima, l'arte del fai da te, insomma, italiano, tutti i bonus che ci sono, però ecco, credo che la filiera avrà un grosso rallentamento anche nel prossimo futuro. Giusto per salutarti con ottimismo, si parlava prima di aumento X più Y dei prezzi. Andate a prendere un panino, un semplice panino, il camogli, in autogrill, in un aeroporto, i prezzi in un anno sono raddoppiati, punto. Cioè non è che ci si scappa. E forse la marginalità per la società autogrill, visto che ho citato il brand, ma lo stesso dicasi per altri, si è ridotta addirittura, quindi non è tra virgolette nemmeno colpa loro, stanno trasferendo l'incremento dei costi, ma questo ora è il peggio, deve ancora venire. Ce l'hanno anche detto qualche settimana fa i leader politici, il peggio deve ancora venire. Magari sarà, una volta c'era, citando la Francia, visto che il peggio deve ancora venire, un ipse dixit di Macron, chi ci verrà a dire di mangiare le brioche? Magari farà anche la stessa fine. Sicuramente, dai, speriamo di no, auguriamoci che ciò non succeda, certamente, insomma, mangeremo le baguette francesi e vedremo un pochino, insomma, se in qualche modo. C'è anche, a proposito di panini, c'è anche, se non vado un po' a memoria, mi pare che c'è anche un cheeseburger index in qualche modo, insomma, per valutare il costo di un hamburger del McDonald's È in Paris. il Big Mac Index, che Eh sì. sostanzialmente è un
È un indice che viene utilizzato per vedere quello che è il potere di acquisto in diverse nazioni. Ovviamente McDonald's non è che va in tutto il mondo facendo il pricing uguale, si adegua a quello che è lo stato in cui sta vendendo il prodotto, ma da questo si riesce a capire quello che è proprio la forza e il potere di acquisto di ogni singola nazione. Rimembranze universitarie. Carlo, Noi abbiamo grazie mille. anche a Mori Index. Buona giornata intanto. Altrettanto a te, grazie mille, grazie, ciao Riccardo, buona giornata a tutti. Ciao Carlo. Ciao Riccardo, ciao Pietro, scusami. Pietro, adesso tengo la parola, so chi è il nostro ospite, so quanto parlate voi due, quindi vi presento, poi vado a un autogrill, mi prendo caffè, brioche, poi torno, tanto sarete ancora in diretta, sto scherzando, ma andiamo a fare il punto con l'ottimo Stefano Sabetta in collegamento con noi da Napoli. Ciao Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Riccardo, buongiorno Carlo, buongiorno Pietro, grazie ancora per avermi invitato, salve. Peraltro, ha una giornata perfetta per averti in collegamento perché segui molto da vicino Eni, il comparto energetico, eccetera. Dicevamo oggi Tenaris, presentazione della trimestrale brillantissima, ottima, eccetera, eccetera, ma domani, prima dell'apertura del mercato, arriva anche Eni, quindi sarà l'occasione per fare il punto sulle attese. Andiamo prima però a vedere la strategia e a delucidare le motivazioni dietro a quello che ci proponi. Sì, allora oggi è una giornata un pochettino, ci spostiamo innanzitutto dall'altro lato dell'oceano, appunto, prendendo il principale indice mondiale, l'S&P 500. I listini sono appoggiati in generale su dei livelli supportivi abbastanza importanti e è ancora poco chiaro, quale sarà la loro volontà. Molti si interrogano appunto sull'eventuale rimbalzo in essere, alcuni ci credono, altri meno. Fatto sta che probabilmente la strategia short, che è quello che presento oggi, è ancora quella più, come dire, cautelante da certi punti di vista. E appunto, propongo uno short con un ingresso a 4.280, con uno stop a 4.305 e un target a 4.103. Spiego le motivazioni di tutti i livelli. In realtà il livello preciso per l'ingresso non è appunto quello che ho proposto, ma il livello preciso è quasi alle attuali quotazioni, a 4.257. Tuttavia, se scalate di time frame su qualsiasi piattaforma, appunto sulle 2 ore o sull'ora, in particolare sulle 2 ore, vedete un'area di resistenziale dell'S&P che dovrebbe funzionare come ultimo baluardo per poi poter entrare finalmente a dire che c'è stato un rimbalzo effettivo. Lo stop, poiché la strategia è probabilmente si attiverà nella seconda parte del pomeriggio, e tra l'altro beneficia di uno studio sul VIX che vuole che il VIX si diriga, aspettate un attimo che prenda appunto il grafico, intorno ad area 28, dove c'è un altro supporto, quindi da lì dovrebbe ripartire la volatilità in aumento, quindi quando sapete che il VIX in aumento significa in generale mercati a ribasso, perché in generale 8 volte su 10, se non 9 su 10, la volatilità accompagna i movimenti a ribasso. Per cui mi aspetto che nella seconda parte del pomeriggio ci sia un tentativo di sporcare la fascia resistenziale e poi di rivenire giù nella chiusura. Ovviamente la strategia si chiude alle 5 e mezzo. Il rischio rendimento è molto contenuto, è 1,50 in termini assoluti, esclusa la leva. Il target è ambizioso, si parla di 4 punti e mezzo, ma è un target fatto per eventualmente beneficiare di eventuali notizie e di brutte notizie che in questo momento mi pare vadano per la maggiore. Quindi da questo punto di vista credo che i mercati ancora non abbiano scontato tutte le pessime notizie, ma in realtà anche tastando il polso, ieri vedevo nei principali telegiornali nazionali, non necessariamente specialistici finanziari, ancora un'escalation delle tensioni, un batti e ribatti, e quindi questo ovviamente anche nella nostra operatività deve suggerirci cautela, e in particolare la cautela su tutte, ce lo suggerisce l'indice di volatilità ancora ridossato sul valore di 30, per cui i mercati ancora personalmente non sanno se impanicarsi oppure continuare a gestire questa situazione di tensione. Al momento abbiamo una tensione e in particolare c'è da dire che i mercati europei tutto sommato stanno reagendo abbastanza bene. Ascoltami, una cosa che vorrei chiederti e non è legata alla strategia.
ma legata proprio alla componente energetica. A Napoli, in occasione di Investing Napoli dell'amico Pietro Di Lorenzo, hai presentato un bellissimo studio sul settore della difesa, quelli che sono i titoli Leonardo, piuttosto che legati al mondo della difesa, ma lo dicevo nel presentarti, segui da vicino anche il settore energetico. Quindi, cosa ti aspetti dalla trimestrale di Eni e soprattutto vediamo una Eni che viene portata in giro per il mondo da Di Maio, giustamente, mi viene da dire, per siglare dei nuovi accordi, trovare delle alternative anche di approvvigionamento energetico, al netto che biogas, non dimentichiamolo, però una Eni che da molti anni ha banalmente il premio Eni, che va a riconoscere i meriti delle ricerca e sviluppo, ci investe molto ogni anno. Ricordo, una volta ero ospite proprio di Eni, del Presidente della Repubblica, e fu premiato uno studio italiano che riusciva a produrre carburante con gli scarti delle produzioni delle mele, giusto per intenderci. E quindi vorrei capire che ruolo può giocare per il paese Eni, in termini anche proprio di implementazione di soluzioni alternative rispetto al carburante tradizionale. Sicuramente Eni, ti ringrazio per la domanda, rappresenta quella che è la punta di diamante del nostro concept legato all'energia. In particolare, come sai, Eni ha all'interno una serie di società pronte ad andare in spin-off, che in questo momento gli attuali prezzi non, di Eni appunto non riuscirebbero a ben valorizzarle e che hanno ancora, ovviamente, essendo all'interno della conglomerale di Eni, ancora i prezzi relativi e quindi i valori di ratio relativi, lo dico in maniera ovviamente conglomerale, le relative alla capogruppo che ancora oltre il 90% del proprio fatturato legato alla ricerca e sviluppo degli idrocarburi, appunto, perché di fatto Eni scopre giacimenti, questo è il core business principale, e poi tutto il resto. È chiaro che Eni ha in sé il know-how per poter guidare la transizione ecologica, una transizione di cui Eni stessa potrebbe beneficiare dagli attuali livelli dei prezzi che con la trimestrale probabilmente ancora non hanno finito di dirci appunto quello che è l'attuale stato, gli attuali effettivi multipli di mercato della società, però se osserviamo, per non perdere mai di vista l'analisi tecnica, come molte volte l'ho portato in trasmissione come livello target, era appunto il livello di 13,68, il livello che costituiva, lo dico perfettamente, 13,67,4, il livello spartiacque che finalmente dava il là in un movimento laterale pluriennale nel quale Eni era stata ingabbiata. Io non credo che la società, appunto, e poi rivengo ancora alla tua domanda, possa andare oltre il livello dei 14, perché a questo punto noi sappiamo che il mercato potrebbe aver finito di scontare tutte quelle che sono le proiezioni, nel caso di Eni sarebbero abbastanza facilmente proiettabili, appunto, legate all'aumento dei prezzi. Aumento dei prezzi che ovviamente ci si aspetta, che non, ovviamente questi prezzi non sono più sostenibili per l'economia, ci si aspetta in qualche modo un movimento di calmieramento dell'attuale livello dei prezzi, natural gas, petrolio, eccetera. Per tornare alla tua domanda, essere più concreto, appunto, il ruolo principe di Eni, essendo una società non tanto attiva nell'estrazione petrolifera, per carità, di business ne controlla tanto a livello di estrazione, ma della ricerca e sviluppo, all'insieme tutto il know-how che queste fasi di mercato, in particolare belliche, potrebbero portare appunto alla necessità di una trasformazione della produzione verso delle fonti non più alternative, ma delle fonti definitive, chiamiamole verdi, anche se di verdi, ovviamente, obiettivamente, dubito che esista qualcosa di verde al 100%, c'è sempre un impatto, un'esternalità, si dice appunto in scienze politiche, da dover, scienze delle finanze, chiedo scusa, da dover gestire. E quindi, da questo punto di vista, mi confermo quello che potrebbe essere la tua considerazione velata. Potrebbe veramente essere una guida non solo dal punto di vista europeo e italiano, ma proprio dal punto di vista europeo.
Però ecco, quando si parla di gas, una domanda che mi pongo riguardo a Eni. Tanti anni fa è stato scoperto in Kazakistan uno dei giacimenti più grandi della storia, quello di Kashagan. Petrolio e gas. È sparito dai radar questo progetto, nel senso il capofila del progetto è proprio Eni. Perché non si va ad accedere lì per portare gas ora da stoccare per l'inverno? Allora, io non so se ti riferisci in particolare alla scoperta che hai menzionato appunto in Kazakistan. Penso che in questo momento ci siano delle oggettive difficoltà a poter dire buongiorno, vi ricordate di noi, siamo quelli che in qualche modo erano coinvolti nella scoperta di questi grossi giacimenti di gas in Kazakistan, ma se ti ricordi non oltre un paio d'anni fa anche in Egitto. Ovviamente petroliferi. Ovviamente non si tratta di avere a che fare, ovviamente le trattative e la diplomazia economica va avanti lo stesso, non ci si ferma da blé solo perché c'è una scaramuccia, chiedo scusa il termine, tra superpotenze. È chiaro che questa è la Turchia, da un certo punto di vista lo sta facendo molto bene, è una manovra da fare a livello politico, lo dicevi tu stesso con un Di Maio che va avanti. Con la propria portabandiera, portando avanti appunto il discorso di Eni. Credo che dal punto di vista politico, nel nostro piccolo, poiché non c'è una strategia europea, dico banalmente, basterebbe fare un centro d'acquisto europeo, ovviamente dico banalmente da alcuni punti di vista, per poter calmierare immediatamente il prezzo del gas, fare acquisti unici, ma sappiamo che poi ogni Stato ha il proprio doppio gioco, devo dire anche sporco, con le nazioni produttrici. Per cui da questo punto di vista non varrebbero più i dazi, non varrebbero più gli acquisti accentrati, perché ovviamente Putin sa oggettivamente che ogni Stato direbbe sì alla comunità europea e poi tornerebbe a trattare in singole vie, in canali privilegiati che in qualche modo pensa di avere. Quindi da questo punto di vista non reputo fattibile al momento, nel breve periodo, ma è necessario però lavorare per la distensione che ci auguriamo prima o poi ci dovrebbe essere, anche se a mio parere, a mio modesto parere, questa situazione credo anche in virtù dello studio che tu hai potuto vedere sulle società di armamento e di difesa, sia destinato a durare un bel po' e a caratterizzare almeno quello che è, non dico il decennio, ma il quinquennio di qui a venire. E allora ti lascio all'ottimo Pietro Riglia. Grazie intanto Stefano. Grazie Riccardo. Ciao Stefano, bentornato. Grazie Pietro, bentornato a te. Cambiamo radicalmente scenario perché ne abbiamo parlato poco, quindi è anche giusto parlarne di questo sell-off, possiamo dire di questo forte discesa della nostra moneta unica europea. Siamo sui minimi degli ultimi anni, 1,05. Si parlava tanto negli anni passati di una famosa parità nei confronti del biglietto verde. Credo che a questo punto, di giorno in giorno, anche perché non si vede una fine a questo movimento di forte correzione, di forte trend ribassista, non si vede veramente fine, possono salire queste possibilità di arrivare a quella famosa parità che negli anni passati più volte parlato. L'unico cambiamento potrebbe essere una BCE che torna ad essere aggressiva, che nel secondo semestre del 2022 ci mette in campo delle alte tassi di interesse. Però credo che al momento tutti i rimbalzi rimangono delle occasioni per andare al ribasso sull'euro. Come la vedi da questo punto di vista? Sono perfettamente d'accordo con te, al di là di quello che è il dato tecnico, avevamo condiviso non perché si voglia dire di essere stati protagonisti della rubrica, io ve l'avevo detto, ma proprio con te ragionavamo sull'euro-dollaro, quando tempo fa abbiamo avuto di portare proprio una strategia short sull'euro-dollaro e ancora non c'era tutta questa tensione in essere, ma la strategia all'epoca prendeva piede sulla base dei possibili aumenti dei tassi di interesse americani e già allora si vedeva qualcosa sull'euro, sulla nostra moneta che stava scricchiolando, anche se in questa fase possiamo
come dire, beneficiare del tentativo di de-dollarizzare il mondo da parte delle, chiamerei, economie antagoniste, che sono quella russa e quella cinese, che in qualche modo nel lunghissimo termine dovrebbe far abbassare la testa al, al dollaro. Dal punto di vista tecnico, meramente tecnico, penso che faccia sempre piacere, proprio nella giornata di oggi, cioè in questi giorni, il cambio euro dollaro è su un livello supportivo e sta tentando di tenere. Tuttavia, quella che sono, e non è uno studio di analisi tecnica, ma è la pancia che in qualche modo ti porta a dire: se tanto mi dà tanto, allora probabilmente ben presto andremo non solo a rivedere la parità euro dollaro, ma andremo in qualche modo a vedere un euro sotto pressione. E ovviamente questo, tutto questo con Ursula von der Leyen, con la BCE che in qualche modo non ha aumentato con Christine Lagarde, in qualche modo non ha ancora aumentato i tassi di interesse, crea un ulteriore problema. Ma sai, in qualche modo io credo che la strategia europea si possa monetaria si possa descrivere col termine inglese stuck in the middle, cioè bloccata al centro. Qualsiasi cosa farà la Banca Centrale Europea sarà comunque un errore, perché in qualche modo andrà a spostare degli equilibri tuttora precari. In questo momento ovviamente un aumento dei tassi di interesse andrebbe ad aumentare ancora quella che è la pressione inflattiva sul tutto il sistema europeo. Non c'è altra via che aumentare i tassi di interesse, per il semplice motivo che questa moneta così debole in questo momento non ci fa comodo dal punto di vista dell'acquisto delle materie prime, proprio perché l'acquisto delle materie prime in primis sono fatte, almeno fino ad oggi, sul dollaro. Quindi da questo punto di vista vedo la tua visione, appunto condivido la tua visione di parità entro relativamente breve termine, e poi da lì si apre un'altra partita. Assolutamente, credo che questa sia la linea tracciata ormai da parte per quanto riguarda la moneta unica europea. Invece per quanto riguarda il nostro mercato azionario, abbiamo visto la perdita dei 24.000 punti, ora si sta nella giornata odierna cercando di tornare sopra quella importante soglia psicologica per poter imbastire anche un rimbalzo delle quotazioni. Credi che questo movimento, quindi questo recupero che si è innescato, perché ieri abbiamo disegnato un importante hammer rialzista, abbiamo visto quell'affondo ribassista nelle prime ore fin verso 23.300, poi un recupero dei prezzi, siamo rimasti sotto i 24.000 punti, oggi stiamo cercando di confermarci sopra questi livelli, sopra i quali è possibile proseguire questo recupero. Però tu pensi che possa essere un rimbalzo utile per aprire posizioni ribassiste e quindi per poter anche vendere alcuni titoli su questo rimbalzo, anche perché poi riprenderà il trend ribassista, anche perché, diciamolo, il movimento di questi di ieri intra e di queste prime due ore leggiamolo come un normale rimbalzo tecnico, perché solo sopra i 25.000 punti cambierebbe un po' la view sul nostro indice principale. Ecco, cosa ti aspetti dal nostro mercato? Il nostro mercato in questo momento si trova protetto dalla particolare ciclicità, dal particolare periodo di stacco dei dividendi, quindi comunque anche ad avere una view positiva bisogna immediatamente correggersi per il fatto che lo stacco tecnico, ovviamente molte aziende si trovano anche a staccare dei dividendi retroattivi, porterà necessariamente debolezza sui mercati per questa presa di profitto, quindi debolezza tecnica definirei. Quindi da questo punto di vista ci protegge la stagione dei dividendi, per il semplice motivo che molti fondi hanno chiuso le strategie pre-dividendo, e cioè chi c'è dentro, aspetta lo stacco prima di andare via, ma poi oggettivamente sto notando anche che dopo lo stacco del dividendo si ha una sorta di modifica del portafoglio, cioè i titoli in qualche modo non rimbalzano sui punti dove in generale io vedevo che statisticamente avveniva un rimbalzo. Potete vedere anche un titolo minore tipo Edison che ha staccato il risparmio, un dividendo Monster. Ovviamente Edison non è assolutamente in grado di condizionare un intero indice, anche perché non è all'interno dell'indice principale, ma giusto come caso scuola, e continua ovviamente ad andare giù, sebbene dopo lo stacco si sia appoggiato sul supporto tecnico. Un banco di prova l'avremo il 23 maggio, credo, adesso non ricordo il giorno preciso,
ma dovrebbe essere 23, con lo stacco di del dividendo in particolare annuale di Generali, che dovrebbe staccare un dividendo al 5,68% del dividend yield, cioè calcolate grosso modo agli attuali valori. Tutto sommato, ovviamente, da lì, dal comportamento delle major, quindi quelle che definisco le aziende paretiane, che rappresentano il 20% l'80% della quotazione, rappresentando il 20% della capitalizzazione. Allora, probabilmente osservando il prossimo mese quello che avverrà con lo stacco del dividendo di queste aziende, potremmo darci un'idea se torna la pressione in acquisto o se lo stacco del dividendo, anche perché un'altra cosa, non ci scordiamo che fin tanto c'è inflazione, è una buona notizia per l'azionario, intendo, perché poiché l'inflazione causa tassi di interesse reali negativi. Allora, nel momento in cui si dovesse calmierare, una mia personale analisi, l'inflazione attuale, allora immediatamente diventerebbe conveniente lo switch sull'obbligazionario, quantomeno un riposizionamento di parte del portafoglio. Quindi, non appena l'inflazione dovesse fermarsi, in particolare vedrei uno switch, quindi dei movimenti violenti al ribasso sull'azionario, proprio per questo spostamento di masse monetarie che più volte ho portato all'attenzione. Quindi un ragionamento semplice, ma che mi sembra l'attuale posizione del mercato attendista proprio per attendere i principali movimenti di mercato dovuti alle informazioni, quindi data driven dei mercati relativi all'inflazione e all'occupazione. Grazie Stefano, come al solito ti ringrazio. Sì, la data che dicevi tu è giusta, lunedì 23 maggio, quindi per quanto riguarda lo stacco del dividendo. Ti ringrazio, sicuramente ci rivedremo nelle prossime settimane in compagnia di Riccardo. Ti lascio ai suoi saluti. Ciao Pietro, grazie. Se i miei saluti ovviamente d'obbligo, Stefano, incrociamo le dita per questa strategia, soprattutto qua non dobbiamo arrenderci, soprattutto dobbiamo fare attenzione al buon Pietro Riglia che sotto traccia sta andando a chiudere quel piccolo gap che abbiamo aperto come squadra contro la sua. Grazie ancora Sì, intanto. Pietro. Grazie Riccardo. Pietro, non vorrei essere ovviamente banale nella battuta, è un po' come Putin, ha qualche arma nascosta che ancora non ci sta facendo vedere, però ovviamente è un degno avversario. Grazie a tutti. Dobbiamo Ciao. togliergli il mouse a lui dalle strategie, che quando è direttamente in sfida ci tira giù di quelle randellate da più 20-24%, bastano due suoi trade per insomma metterci KO. Speriamo non sia così. Buona giornata ancora, Stefano. Vero. Buona giornata, grazie. Cuore gigliato, un saluto anche a te. Mi raccomando, alza la cornetta, chiama Commisso e tutti gli appartenenti al mondo viola per i ragazzi, un attimo, un po' di calma. Avete preso 4 gol dall'Udinese, ne basta anche uno senza farne contro il Milan e siamo tutti a posto. Assolutamente, hai ragione. Poi anche per Adesso. spezzare quel duopolio che c'era stato negli ultimi anni, Juve-Inter, credo che sia anche giusto. Hai duopolio? In dire monopolio, visto che cos'è che hanno No, fatto? sì. 8 scudetti di 9, fila lì a Torino, 9, 9. 9. Diciamo che vincono loro, ogni tanto random vince qualcun altro. Eh sì. Comunque, insomma, vediamo, magari può essere anche l'anno il Napoli, non si sa. Così magari vediamo anche buon Pietro Di Lorenzo festeggiare, lo immortaliamo con la maglia azzurra in giro per le strade di Napoli. A domani. A domani, domani Riccardo. Ciao a tutti. Allora andiamo verso il riepilogo per quelle che sono le strategie proposte quest'oggi e in questo caso, insomma, vediamo come la squadra azzurra si sia concentrata sull'argento con Carlo Bellotto che ha proposto un long ingresso 23,31 dollari, stop a 23,12 per quanto riguarda invece il target 23,58. Di contro abbiamo avuto Stefano Sabetta che ha proposto uno short sull'S&P 500, in questo caso strategia che si attiverebbe a 4.280 punti, stop a 4.305 e target molto ambizioso, più con una valenza multi-day che daily a 4.103 punti, però
quando c'è volatilità, mai dire mai. Lo abbiamo visto come anche un paio di giorni fa le quotazioni degli indici americani siano scivolate di 4 punti percentuali. Comunque, se volete operare sull'argento piuttosto che sull'S&P 500, piuttosto che sull'S&P 500, piuttosto che sulle più importanti azioni italiane, europee, americane, materie prime e una vastissima alternativa di sottostanti, beh, certificati.fontobel.com, andate in quella che è la sezione dedicata ai prodotti e trovate per esempio i Turbo Certificates che vi permettono di avere, guardando l'S&P 500, 33 alternative long e short con delle leve che si adeguano a quella che è la vostra propensione al rischio. Partono, per quanto concerne i Turbo Certificates tradizionali, da una leva 4,07 per e poi salgono superando in modo netto la doppia cifra, addirittura 27,49, questo che è lo strumento con la leva maggiore tra quelli long sul fronte opposto. Ma attenzione, veramente attenzione, vedete come la leva arriva fino al 144,83 per, oltre a essere rischioso non è nemmeno ottimale da un punto di prezzo denaro lettera, vedete quanto sia ampio il gap in questo caso, soprattutto basta meno di un punto percentuale di rialzo delle quotazioni dell'S&P per andare a toccare quel livello di knockout che vi porta alla completa perdita del valore del certificato. Volete una leva molto alta, rischiosa, avete quantomeno questa che è a dista poco meno di un punto e mezzo percentuale, ha una leva quasi di 56 per, ma vedete il prezzo ad esempio denaro lettera del certificato è assolutamente migliore. Vi sconsiglio comunque di andare in questa direzione, non short, ma in direzione di andare a prendere delle leve così elevate. Starei più su delle leve sotto il double digit, così da avere anche un cuscinetto e un margine rispetto a quello che può essere il normale errore che si viene a creare sui mercati. Non tutti, nessuno, anzi, riesce ad avere delle strategie positive al 100%. Però ecco, se volete essere più conservativi, addirittura potete scendere sotto il 3 per con delle distanze dalla barriera superiori del 30 punti percentuali. Poi avete anche 7 soluzioni che sono Turbo Certificate Open End, lo dice il nome, in questo caso non avete una data di scadenza, potete anche implementare delle strategie di medio e lungo periodo e qui delle leve che appunto vanno da un circa 5 per a un 12 per il long sul fronte short, 3,47 e 13,87 sono rispettivamente leva minima e massima per chi vuol posizionarsi al ribasso e o coprire il proprio portafoglio. Tutte le caratteristiche di questi strumenti trovate comunque su certificati.fontobel.com, certificati@fontobel.com, invece se volete mettervi in contatto con il desk italiano dell'emittente svizzero. Per quanto riguarda InvestTV, siamo ai titoli di coda per la puntata odierna, ci rivediamo domani sempre alle ore 10, sempre in diretta streaming sul canale YouTube di Fontobel. Iscrivetevi, attivate la campanella e lasciateci un mi piace se avete gradito la puntata odierna. Appuntamento a domani, soprattutto buon trading.